Dovete ricordarvi prima di tutto che nessuno diventa invidioso dei perdenti. E quindi chi sono gli haters? Hater sta letteralmente per colui che odia. Ed è un fenomeno tipicamente legato ai social, ma in realtà le meccaniche comportamentali che stanno dietro all'atteggiamento da hater ci sono sempre state. I social hanno semplicemente amplificato la cosa, rendendola praticamente super nota. L'atteggiamento di un hater, nella maggior parte dei casi nei confronti di un'altra persona, è quello di puntare quella persona e disapprovare qualunque cosa quella persona faccia o dica. A prescindere dal tipo di cosa, l'atteggiamento è sempre quello, disapprovare sempre e comunque. Se volete un esempio degli haters in azione, basta andare su una qualsiasi pagina, anche su Facebook, a stampo calcistico oppure di politica. Vedrete che per qualsiasi post viene messo, ci sarà una schiera di persone che andranno a criticare, offendere o ce l'avranno contro qualunque cosa venga detta in quel post, a prescindere dalla cosa, semplicemente perché sono haters, semplicemente perché allora non va bene quel tipo di persona, quel calciatore, quella squadra, quel personaggio politico, e non c'è una vera motivazione. Una cosa fondamentale da capire è che dovete rendervi conto che gli haters ci saranno sempre. Ogni qualvolta ci si esporrà a qualcosa di nuovo, si catturerà l'attenzione di qualcuno, aumenteranno le probabilità di scatenare l'invidia di qualcuno, la gelosia di qualcuno, l'attenzione di qualcuno e quindi anche la probabilità di richiamare degli haters. È una cosa inevitabile. Dovete ricordarvi prima di tutto che nessuno diventa invidioso dei perdenti. Nessuno diventa invidioso o geloso di un perdente o di qualcuno che percepisce come tale. Nessuno. E fateci caso, succede anche a noi continuamente, nella vita di tutti i giorni. Noi non sentiamo il bisogno di prestare attenzione verso qualcosa che non riteniamo interessante, nei confronti del quale siamo indifferenti. Non ci passa minimamente per la testa di perdere energie e tempo a dedicare attenzione o semplicemente a dare un'opinione su qualcosa che quella persona fa. E lo facciamo tutti, lo facciamo tutti nei confronti delle cose alle quali siamo indifferenti. Quindi già il fatto che certe cose scatenino l'attenzione degli haters vuol dire che si sta facendo qualcosa a cui quelle persone non sono indifferenti. Quelle persone stanno dando importanza a ciò che vanno a criticare, a ciò che vanno a odiare. E questa è già una constatazione molto molto importante. Nessuno diventa invidioso dei perdenti. Questa in realtà poi è una tendenza naturale dell'essere umano, anzi dell'essere umano quando si trova nella massa. Cioè la tendenza naturale a volersi uniformare, anche da un punto di vista di comportamento, anche da un punto di vista di modo di pensare. E nel momento in cui qualcuno esce fuori dal gregge, fa la voce fuori dal coro, la tendenza naturale non è quella di capire del perché l'abbia fatto, la tendenza naturale è di vederlo come sbagliato. Quindi o cercare di farlo ritornare nel gregge, quindi nella media, nella mediocrità, oppure criticare le sue azioni, criticare le sue scelte, perché sta facendo qualcosa che in fondo il gregge ha paura di fare. Si sta esponendo a qualcosa di diverso, e il diverso ci fa paura, di ignoto. Allo stesso modo l'ignoto ci fa paura. È comunque una scelta coraggiosa, e molti non hanno il coraggio. Specie nella società di oggi, siamo pieni di gente che si caga sotto di fare qualunque cosa. Il mondo è pieno di vigliacchi, quindi è ancora più frequente trovarsi di fronte a situazioni in cui questi vigliacchi si sentono esposti, si sentono marchiati, e chi causa questo marchio devono cercare di farlo ritornare in mezzo al gregge. Si fa sempre l'esempio del barile di granchi, che è pieno di granchi, e appena un granchio prova a uscire dal barile, subito ne arriva uno che lo pinza e lo riporta giù. Dove vai? Devi restare qui, nella media, nella mediocrità. Quindi già se capite queste cose avrete un approccio diverso al fenomeno degli haters e avrete anche meno pensieri e meno problemi. Poi questo avviene soprattutto nei social, perché nella vita reale la gente non ha le palle per esprimere la propria opinione o per avere quello stesso atteggiamento da hater che hanno sui social. Quindi questo già è qualcosa che troverete soprattutto sui social e non nella vita reale. Però ora voglio dirvi anche quali sono i tre metodi in sostanza che utilizzo io, che ho sempre utilizzato in realtà da un bel po' di tempo, quando mi trovo di fronte a situazioni del genere, quando mi trovo a dover avere a che fare con questo tipo di comportamenti e con questo tipo di persone. Il primo consiglio: considerate sempre la fonte. Chi è questo hater? Ha un nome? Ha un'immagine? È possibile capire chi è? O è in incognito? O ha un profilo falso? O non si mostra? Perché nella totalità dei casi questa gente usa profili privati. Questa gente non mostra la sua faccia, questa gente preferisce nascondersi dietro un nickname, dietro una foto falsa, una foto che non rappresenta la realtà. Perché è più facile, perché sono vigliacchi. Pensate che a volte potrebbe trattarsi di un ragazzino di 12 anni con una connessione internet e uno smartphone in mano. Tutto qua.
E voi non avete idea di quante discussioni in cui la gente perde ore e ore a starci dietro sono nate sui social a partire da post di ragazzini di 12 anni. Soprattutto sulle pagine calcistiche, ma anche a volte su altri tipi di pagine, ma soprattutto sulle pagine calcistiche. E fatevi questa domanda: nella realtà sarebbero mai successe discussioni del genere? Immaginate una situazione di un bar in cui degli adulti parlano in un post partita di come è andata la partita e sono di squadre differenti, quindi ci sono varie opinioni. A un certo punto entra nel bar un ragazzino di 11 anni, 12 anni e inizia a dire: ah, quel giocatore fa schifo, siete dei ladri, eccetera eccetera. Come andrebbe la conversazione? Finirebbe lì. Uno degli adulti direbbe: sì, ok, va bene, torna a giocare. E finirebbe lì. Se questa cosa succede sui social, si scatena un putiferio e sono sicuro che avete già visto esempi di questo tipo. E molto spesso si sfocia in conversazioni del genere, tossiche, in cui la gente perde tempo a rispondere insulto su insulto al posto che magari di un tredicenne, proprio perché non hanno controllato la fonte. Mostra la sua faccia? È un vigliacco? Si nasconde dietro un profilo falso? Chi è? Questo è già un primo approccio che nella totalità dei casi vi fa smettere di perdere tempo dietro a questo tipo di persone. Il secondo consiglio è di farsi questa domanda: questa persona con il suo commento, con la sua opinione, mi sta dando delle informazioni utili? Mi sta facendo una critica costruttiva oppure no? Mi sta dando dei consigli? Posso imparare qualcosa da quello che mi sta dicendo oppure no? Anche in questo caso, se si tratta di haters, nella maggior parte dei casi la risposta è no. Sono critiche senza senso, commenti, opinioni soggettive dal quale non si può apprendere assolutamente nulla. E terzo consiglio, e questo si rifà in sostanza anche al primo che vi ho dato: fareste a cambio con quella persona? Fareste a cambio di vita con quella persona? Prendereste il posto nella vita di quella persona? Ritenete che la sua critica sia degna d'attenzione? Vi faccio un esempio: dareste mai retta a qualcuno che vi critica o ha qualcosa da ridire sulle vostre scelte magari di dieta, le vostre scelte alimentari, le vostre scelte di allenamento, e poi andate a vedere questa persona ed è una persona sovrappeso, magari anche obesa, che si allena poco? Fareste a cambio con quella persona? Se invece la risposta è sì, allora dovete chiedervi perché la risposta è sì. Forse ci sono degli aspetti della vostra vita che vorreste cambiare. E allora focalizzatevi su quello e non perdete tempo dietro agli haters. E infine, per concludere, ricordatevi questo: gli haters emergono quando vi state esponendo a qualcosa di nuovo e che la maggior parte della gente ha paura di fare. State mettendo in luce le loro paure. E proprio per questo motivo, piuttosto che affrontare le loro insicurezze, vogliono buttarvi giù. Vogliono ributtarvi giù nel barile con gli altri granchi. Sentirsi mediocri fa stare tutti meglio, perché sono tutti così e quindi non ho modo di vedere i miei difetti, non ho modo di notare la mia mediocrità. Si nasconde la mediocrità. È più facile così. Se avete degli haters, state facendo delle cose che quelle persone hanno paura di affrontare. In un certo senso siete un po' i loro idoli, è vero quello che dicono, sono solo dei vostri fan, il problema è che sono ancora molto molto confusi, ma è così. Non preoccupatevi degli haters, se ne avete è un buon segno. Perché significa che ad un certo punto nella vostra vita avete deciso di prendere una posizione e portarla avanti perché credete in qualcosa, anziché continuare ad essere nessuno.